Ciao a tutti, sono follower JBF. Come molti di voi già sapranno, il mio paese preferito è la Romania. In questo video vi parlerò delle 10 cose che dovete assolutamente sapere sulla Romania e sui rumeni. Dall'entrata nel 2007 nell'Unione Europea, la Romania ha vissuto un vero e proprio processo di diaspora. Le mete maggiormente predilette sono state l'Italia e la Spagna, i due paesi più culturalmente vicini alla Romania. Secondo i dati più recenti dell'Istat, oggi ci sono nel nostro paese 1.130.000 rumeni, a cui si possono aggiungere 150.000 moldavi, per un totale che si avvicina di molto al 1.500.000. Ciò significa che nella classifica dei paesi, secondo il numero di parlanti in lingua rumena, l'Italia è esattamente al terzo posto, dietro la Romania e la Repubblica di Moldova. Sembra scontato, ma non lo è. Troppe persone pensano ancora che rumeni e rom sono la stessa cosa, ma non è così. I rumeni sono rumeni, gli zingari sono zingari ovviamente. Sono due popoli diversi, i rumeni sono di origine latina, gli zingari no. Tra l'altro nel paese ci sono molti episodi di intolleranza reciproca. Ciò non è chiaramente bello, però fa molto capire come i due popoli siano in realtà ben distinti l'uno dall'altro, pur condividendo lo stesso territorio. Comunque, questo bisogna dirlo, gli zingari, che in rumeno sono chiamati zigan, vivono in alte percentuali anche in Spagna, Francia, Bulgaria e Ungheria. Nel corso del XX secolo, in Romania vi furono due dittature. Dapprima il regime di Ion Antonescu, che ufficialmente non era considerato un dittatore, però di fatto simpatizzava per il fascismo. Successivamente abbiamo invece la dittatura di Nicolae Ceaușescu, comunista. È soltanto nel 1989 che il regime crolla e la Romania inizia un processo di vera e propria democratizzazione, che non si è ancora del tutto concluso. È per questo che oggi in Romania si respira un forte desiderio di un futuro migliore, un futuro dove anche i giovani hanno un ruolo fondamentale. Il rumeno è una lingua romanza. Malgrado la sua pronuncia richiami quella delle lingue slave, da cui tra l'altro è comunque influenzata a causa della vicinanza geografica, essa è imparentata con il francese, lo spagnolo, il portoghese e l'italiano. Un esempio, numele meu este Andrea. Il mio nome è Andrea. Intuitivo, vero? Soprattutto nella Romania occidentale, nella città di Timișoara, la presenza di imprese italiane è oramai consolidata nel tempo. Passeggiando per le strade della città, sembra di essere in Italia, perché si troveranno tantissime imprese, tantissimi negozi con il nome italiano. Purtroppo però, a fianco di tantissimi imprenditori onesti, in Romania è arrivata anche la mafia. Da un lato abbiamo la Repubblica di Moldova, uno stato indipendente dal 1991, quando crollò l'Unione Sovietica. Essa comunque appartenne sempre alla Romania, fin quando i sovietici non la occuparono. Ancora oggi comunque la popolazione parla la stessa lingua, condivide la stessa cultura con la Romania. Nella zona orientale del paese, comunque, proprio confinante con la Repubblica di Moldova, abbiamo la regione storica della Moldavia, quella regione che ha per capoluogo la città di Iași. Esistono comunque tanti progetti per portare alla riunificazione tra la Repubblica di Moldova e la Romania. Mihai Eminescu è il poeta nazionale rumeno. Egli visse più o meno nello stesso periodo di Leopardi. Come il nostro poeta nazionale, anche Eminescu era un po' depresso e pessimista. La sua poesia maggiore, Mai am un singur dor, dice così: mi resta un sol desio, nel calmo tramonto, morir col vostro oblio all'orlo del mare. Andare in Romania oggi significa fare un vero e proprio tuffo nel passato, tornare nel periodo dell'infanzia dei nostri genitori e dei nostri nonni. Questo è vero soprattutto per le regioni contaminate del nord, come il Maramureș e la Bucovina. Qui infatti è ancora facile trovarsi a viaggiare su strade dissestate, vedere nidi di cicogne sui tralicci o incontrare coppie di anziani che viaggiano sui carri trainati dai cavalli. Una vera meraviglia. Si tratta spesso di zingari oppure di anziani che vendono i prodotti del loro orto, ma nelle bancarelle che si trovano per strada si può trovare davvero di tutto. In particolare nei mesi estivi è facile vedere banchi pieni zeppi di angurie, di funghi della Transilvania o di miele. Tra l'altro il miele rumeno è molto buono e costa davvero poco. È vero, ha il sapore di una generalizzazione, e di fatto è ovvio che esistono anche rumeni che guidano bene, però purtroppo i dati statistici mi danno ragione, la Romania è uno dei paesi europei con il più alto tasso di incidenti stradali. Inoltre basta attraversare il confine con l'Ungheria per trovarsi in una nuova dimensione, dove le strade sono spesso intasate, non per problemi di traffico, ma perché qualcuno, con una certa spavalderia, ha azzardato un sorpasso all'ultimo minuto, finendo nell'altra corsia e schiantandosi contro la macchina che veniva dall'altro lato. Risultato? Macchina sfasciata e ore di coda, in cui la gente scende dalla propria macchina, si guarda attorno, guarda i campi, parla con il vicino di auto e attende i soccorsi.
Questo è tutto, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia insegnato qualcosa su questo fantastico paese. Se avete delle domande, se volete dire la vostra su qualcosa, oppure dissentite da quanto detto, o volete saperne di più, lasciate pure un commento. Sarò felice di rispondervi. Și dacă sunteți români și aveți și voi o întrebare pentru mine, hai să lăsați și voi un comentariu, chiar eu sunt foarte fericit dacă pot să vă răspund. Și asta e totul. Pa, pa! Și dacă sunteți români și aveți și voi o întrebare, hai să lăsați...